partita. C'è il reintegro, no? I muscoli hanno bisogno di zuccheri. Regeneri Mill. Come? Regeneri Mill. Cosa dovete rigenerare che avete perso anche? Noi non abbiamo mai suonato insieme, quindi magari... Non avete mai suonato insieme, hai detto? Fatto, quindi i meccanismi vengono a mancare. Siamo stati un po' coglioni, se si può dire. E niente, abbiamo perso. Che eravate in vantaggio l'ultimo set? Sì, di 7 punti. Ci hanno rimontato e non siamo state brave noi a rimanere su con la testa e a vincere la partita. Quindi quanti anni sono? 20. 20? Sì. Inizio ad avere un po' di anni, eh? Sì, te li senti? Inizio a sentire. Stasera festeggerete? Sì, stasera sì, tanto domani giochiamo di pomeriggio, quindi stasera un po' più di... Puoi dare un'anticipazione sui tuoi festeggiamenti? No, perché ancora non si sa che cosa... Così si va a così? A, quel... a Salto Maggiore a fare un giro. Che mangi? Sto mangiando. Cioè, veramente è una cosa. Prendere. Ho capito che sono cose informali che devono raccontare il backstage delle, degli universitari, però tu stai mangiando davanti a una telecamera. Esatto. Ok. Oh. Oh. In campo. Vai. Visto che voi fate anche le giocatrici, non dico proprio di professione, ma quasi, lo spirito universitario cambia rispetto allo spirito agonistico normale? È un po' uno più goliardico, dai, se vogliamo. Però quando va in campo, chiaramente va in campo per vincere. Quindi basta partecipare? No. No, cioè, chiaramente divertendoci, perché da perdere non c'è niente, però chiaramente a tutti fa piacere vincere e perdere non è piacevole. L'Aquila ultimamente ha avuto dei momentacci. Vi state riprendendo in città? Insomma, sì, un pochetto. Sono appena andati via gli Alpini. Appena andati via gli Alpini, cioè a distanza di? No, hanno fatto una 3 giorni di adunata. Ah, hanno fatto la adunata, no scusa, pensavo che fossero lì ancora dal terremoto, no eh? Hanno portato un po' di gioia, diciamo. Abbiamo una zona bene di campo, sulle altre uscite pronte, quelle vicine sulle palle corte. In questi casi prevale più lo spirito universitario oppure l'agonismo puro? Ci abbiamo tutte la stessa età e giochiamo... Diciamo per passione, quindi alla... Capito, per passione, però tutte dite così, ma poi quando andate in campo... Normale che si vuole vincere, però sempre comunque mantenendo lo spirito della, di questa rappresentazione. Che tu sappia, è mai scattato il colpo di fulmine, non che voglia sapere i cavolacci tuoi, eh? Possono succedere queste cose? Ti assicuro che possono succedere tranquillamente. Ma me lo assicuro perché è capitato a te oppure... Anche, sì. Ah, ecco, va bene, allora parliamone, dunque... Cosa, quando e come? Ho conosciuto ragazzi simpatici con cui ho mantenuto rapporti poi al di fuori della manifestazione e ci siamo rivisti e grazie al campionato sono riuscita ad andarli a trovare e sono venuta a vedere le partite. Non è che hai scartato l'amore della tua vita, eh no? No, l'amore della mia vita, ancora no.